Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ok, allora, fuoco scende in Atti capitolo 2, fuoco spirituale. Va bene, di che fuoco sta parlando qui Giovanni Battista? Di fuoco letterale o simbolico? No, simbolico. Simbolico, il fuoco dello Spirito Santo. O dipende, capito? Non parla di fuoco letterale tipo la Genna. Quindi quando Gesù dice parabola di Luca 16 che il ricco egoista dice sono tormentato in questa fiamma, non è necessariamente, non possiamo essere così dogmatici, sta parlando della Genna di fuoco. Ma dobbiamo equilibrare scrittura con scrittura, sapendo che in Apocalisse 20, nella fiamma, nella Genna, nel lago di fuoco, vengono gettati dopo il millennio, è chiaro che sta parlando di una fiamma simbolica, una fiamma di sofferenza. Cioè, ci sono molti ammalati negli ospedali che stanno morendo nei tormenti, eccetera, mm-hmm. Mi sento bruciare, cioè, e muoiono. Ah sì, è vero. Capisci? Sì. Ma questo ricco che sta facendo in Hades? Se questo non è l'inferno, che sta facendo? No, sta aspettando il giudizio del trono bianco che sarà dopo il millennio, Apocalisse 20, 11. Ah, e solo dopo il giudizio può essere gettato nel lago solo di fuoco? Solo dopo il giudizio, così dice la Bibbia. Uh-huh. La Bibbia dice, dopo il giudizio verranno gettati nel lago di fuoco. Adesso, per quanto riguarda la Bibbia, lago di fuoco non c'è nessuno per quanto riguarda la Bibbia. Solamente l'Anticristo, Apocalisse 19, verso 20, viene gettato nel lago di fuoco insieme al falso profeta prima del millennio. Il diavolo è incatenato, Apocalisse 20, verso 1, per mille anni. Verso 7 viene liberato. E quindi poi verso 9-10 il diavolo viene bruciato, gettato nel lago di fuoco, e poi verso 11, siamo nel capitolo 20 di Apocalisse, verso 11 il giudizio al trono bianco. Comunque la gente che va in Hades è tormentata in Hades, certamente. E questo è l'anima, non è il corpo, no? È l'anima, sì. L'anima che sta tormentata. L'anima ha un corpo, ok? L'anima nostra ha un corpo spirituale, però che è tangibile. Fisico. Capisci? Ma certo, gli angeli in cielo sono spirituali, ma non è che sono vapore. Hanno un corpo più tangibile del nostro. Mm-hmm. Sono in un'altra dimensione. Nell'Hades l'anima ha un corpo. Mm-hmm. E poi dopo il giudizio, dopo il millennio che sono giudicati, sono gettati nel lago di fuoco e come hai detto in Isaia 66, 66 24, sì, 23-24. E i cadaveri sono quelli che bruciano per l'eternità. Così dice Isaia, i cadaveri, la gente andrà di novilunio, cioè gli adoratori che vanno ad adorare Dio, guarderanno anche i cadaveri che bruciano, mm-hmm. ad avvertimento, e cioè Dio li avvisa, attenzione, chi si ribellerà come ha fatto il diavolo, Lucifero in cielo, gli angeli che pensano di ribellarsi e diventare demoni, eccetera, finiranno come questi. È un avvertimento di Dio, non ci saranno più Adamo ed Eva che disubbidiscono, eccetera, perlomeno non credo. Mm-hmm. E Dio a mo' di monito lascia che i cadaveri brucino per sempre. È un po' come il cespuglio che bruciava davanti a Mosè, però non si consumava. Allo stesso modo questi cadaveri non si consumeranno, saranno lì ad esempio. Allora, come i testimoni di Geova dicono, è vero che quando uno muoie va in un luogo di, non sai, aspettare, a dormire al cimitero, dormire, aspettare, ma che allora che si porta indietro un po', non so, gli scacchi che passino un po' il tempo lì, è lunga la storia lì, eh. Ma tu dici la stessa cosa, ma che aspettano. I testimoni di Geova non credono allo Spirito Santo, come possono capire la Bibbia? Loro possono capire la Bibbia come fanno, non so, i giudei, come i farisei al tempo di Gesù, sì, la capiscono con la mente carnale, ma se loro non credono allo Spirito Santo, che loro pensano allo Spirito Santo andando in vacanza, per questo che loro non pregano, non hanno miracoli, non hanno guarigioni, e preghiamo per loro che un giorno si sveglino e c'hanno un giornale che si chiama Svegliatevi, anche si svegliano anche loro un pochino, e che ricevono lo Spirito Santo. Gesù Cristo è successo ieri, oggi e per sempre. Ma comunque, hai detto, fratello Giuseppe, che quando uno muore va in Hades, dove aspetta il giudizio? Sì, ma non è che va a dormire, è tormentato. Là mendicare Abramo per una goccia d'acqua, non è che là sta russando. Però eccetera. Non importa se duerme o non duerme, l'importante è che non va in cielo. Ascolta, vai da 1 Giovanni 3,2. Alla morte noi andiamo con Cristo. Infatti l'uomo crocifisso, il ladrone a fianco di Gesù, che dice: Gesù, ricorda di me quando sarai in cielo. Gesù gli risponde: oggi sarai con me in paradiso. Non gli dice: oggi andrai a dormire su un materasso al cimitero. No. No, non va a dormire. Oggi sarai con me in paradiso. Cioè, non è che in paradiso Gesù è andato a dormire. Ok? No. Gesù era sveglio quando...
Ok. Allora è allora, un buon esempio. E allora è buon esempio che Gesù gli dice preparati come, a dormire. Leggi 1 Giovanni 3:2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Cioè alla morte, tu, vai anche a Filippesi 1. Perché lo vedremo come Egli è. Leggi anche Filippesi 1:23, per favore. Filippesi. Quindi saremo come Lui, capisci? Quando sarà manifestato alla morte, quando moriamo, saremo come Gesù. Non Dio, ma saremo della stessa essenza di Dio. Perché Dio ha creato Adamo ed Eva a somiglianza di Dio. Alla morte saremo superiori di Adamo ed Eva, saremo come Gesù. Filippesi 1:23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Secondo Corinzi 5:8. Quindi qui Paolo dice, è molto meglio partire ed essere con Cristo. Quando uno parte, di parte, sto parlando della morte, uno sta con Cristo. Uno salvo. Paolo sta parlando ai filippesi, sono cristiani, non sta parlando di quelli al trono bianco che Gesù non ce l'hanno. Okay. Quindi sta dicendo, partire da questa tenda, uscire da questo corpo, vuol dire essere con Cristo, non al cimitero con cuscino a dormire, come dico, come diceva, che Dio li aiuti con lo Spirito Santo. Secondo Corinzi 5:8. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Cosa vuol dire? Quando usciamo dal corpo, abitiamo col Signore. Sì. Come esci da una stanza e entri in un'altra. C'è gente che ha avuto esperienze di vita dopo la morte, ha detto, è come uscire da una stanza e entrare in un'altra. Allora, uno che è salvo va con il Signore. Uno che non è salvo va nell'Hades. Nell'Hades. Luogo di tormenti perché ci sono egoisti, pieno di egoisti che non hanno Gesù, pieno di assassini, di adulteri, di farisei, di gentaglia che Gesù non l'ha voluto e allora se proprio non l'hanno voluto, come questi atei che oggi combattono nel nome del lesbianismo, nel nome dell'omosessualità, non abbiamo bisogno di Dio, ok, andrete in un posto, Dio li farà contenti, se proprio non vogliono Gesù, Dio li accontenterà, andate in un posto dove c'è solo gente come voi e lì si azzanneranno. Allora, sì. Io ho avuto sogni, io ho sognato l'Hades, che mi torturavano e c'erano gentaglia come specie di demoni, è assolutamente orribile. Ma ci sono molte persone, io lo sognavo infatti, sempre che... questo, prima della salvezza. E allora queste esperienze delle persone che hanno visto l'inferno, hanno sentito la fiamma, queste persone che non sono vere queste come esperienze? Come Bill Weiss, per esempio, un predicatore americano, che lui non era predicatore, è diventato dopo come dell'esperienza. Ci sono video in giro, si chiamano 23 Minutes in Hell, Bill Weiss. Non so se c'è in italiano, 23 minuti all'inferno con Bill Weiss. Weiss scrive W-I-E-S-E, Bill Weiss. E sì, ho seguito la sua testimonianza personalmente, la mia opinione di Bill Weiss è che lui è veramente, dice la verità e ha visto gente che bruciava anche nell'inferno, il lago di fuoco. Ma secondo me, lui secondo me è un uomo di Dio, dice la verità, anche se adesso vedo che il diavolo c'ha delle imitazioni, come c'è una certa Zambrano del Sud America e altri che hanno visto anche lo lago di fuoco, gente che bruciava e che si pentivano, Gesù fammi uscire, no, dice non ti meriti di uscire. Per me questa è una visione del diavolo. Adesso il diavolo cerca di mostrare un Dio che non ha misericordia. Attenzione all'imitazione. Tornando al punto, Bill Weiss, l'inferno che lui ha visto con le anime bruciate, credo che ha visto il lago di fuoco, gente che bruciava, era una proiezione di quello che sarebbe avvenuto in futuro. Cioè un po' come quando Gesù ha detto ai discepoli, ha soffiato su di loro e gli ha detto ricevete lo Spirito Santo, credo che sia Giovanni 20 o 21 lì, e cioè lui però non hanno ricevuto lo Spirito Santo, e l'hanno ricevuto più tardi, il giorno della Pentecoste, quindi però per Gesù già l'avevano ricevuto, cioè lo profetizzava, quindi quando Bill Weiss ha visto le anime che bruciano l'inferno, per me vedeva una cosa che sarebbe avvenuto più avanti, cioè un po' come una parabola, è un po' come se tu leggi il libro dell'Apocalisse, per esempio Giovanni ha visto una scena, ha visto quattro cavalli dell'Apocalisse, ok, il primo era bianco che rappresenta Gesù Cristo e tre rappresentano il diavolo, però in un attimo vede tutte queste cose, però in realtà Gesù non è che è ancora vincitore su questa terra Gesù è ancora perde, è ancora sconfitto su questa terra perché il diavolo è ancora in controllo. In realtà il cavallo vincitore con la corona che rappresenta Gesù sarebbe stato
più avanti, che non è ancora avvenuto. In Apocalisse 19 Armageddon viene con la corona, Apocalisse 19 verso 11, sconfigge la bestia, l'anticristo, Armageddon, capisci? Quindi in un'immagine Giovanni vede il diavolo, tre cavalli che controllano il mondo e portano la distruzione, alla guerra, alla morte, e un cavallo, il cavallo bianco, il primo cavallo, che in realtà non è ancora arrivato, lui è in controllo in cielo, ma qui no, quindi capisci, in un attimo vedi tante cose, capisci? Quindi Bill Weiss in un attimo ha visto queste cose, però non è che tutte si sono ancora materializzate, capisci? Ok, voglio chiedere, siccome dice in Isaia 66 che sono i cadaveri che bruciano per sempre, per eternità e eternità, cosa succede con le anime?